Questo qua è un Blitzcrank OTP, ragazzi. Quanti game ha fatto, come si vede, che forte. 17 partite, è main. Mi vado qua perché sono un po' una... BAM! BAM! Convinta ad avermi vista! Che ne pensi, no, bot, Miss Fortune, Maokai? Che se la piccano mi basta una buona ulti e faccio secco uno anche l'altro. Quindi per me va solamente che bene. Popolo, punto esclamativo Telegram, entrate tutti sul gruppo Telegram, ci sto ancora lavorando, potete essere i primi per entrare nel nuovo gruppo Telegram che andrà a modernizzare tutto quello che è il processo, quello che è un po' il da farsi riguardante LoL Italia, che ultimamente sta venendo sempre più morto, e con la nuova challenge diverrà parte integrante, quindi ci sarà, ragazzi, lì uno dei massimi dibattiti culturali, ci saranno main che incazzati per come tratti i loro personaggi. E dice, ah, non lo sai giocare, Yumi, non lo sai giocare. Gioca con questo, no, con quell'altro. Ah, vedremo tante di quelle. C'erano risate, ragazzi. Meme. Voi fidatevi, c'ho un bel paio di progetti su Telegram. A parte che ho investito pesante, quindi sto giro col cazzo che me la svingo. Qua noi Rex Alex dobbiamo dirgli che ha ragione. A parte che fa un danno boia questo champion. Darius già mi sta sui coglioni perché è un champion veramente unskilled. Noi prendiamo la W per correre, semplicemente, non per altro. Oh, boom! No, fatta male. Vediamo un po'. Anche noi corriamo. Bene. Ah! Cazzi tuoi! Cazzi tuoi! Cazzi tuoi! Boom! Boom! Zitto! Zitta pippa! Zitta! 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 Zitta pippa! Via, 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 via! Sei col champion più forte? Sei col mio primo counter? Sei contro il... Me? Ok, quello. Non vorrei neanch'io essere contro un McCrambo delle volte. Ma hai deciso di tower divarmi all'uno baitato, cazzo. Baitato, allora sono cazzi miei, perché insomma. Gioca a te senza flash, senza ignite contro Darius. Con la wave che gli dà favore. Non avevo visto le wave, ragazzi. Sono la merda. Questo qua c'ha un po' di XP più di me. Alquanto. Un po' fruttuto. Bello fatto, ragazzi. Vedete, lui è al 3 e ha tutti questi minion. Io sono al 2 e devo pregare per fare il 3. A questo punto attendiamo il rametto, vediamo cosa combina quello della giungla. Bene. Beh, olla! Olla! Rametto intanto lì è in corsia centrale. Non ingaggiarmi, ti prego. Non ingaggiarmi. Oh, ho preso il minion con la Comet, signori. Ah. Vai tranquillo che ti ho visto, Zed. Vai tranquillo che ti ho visto, Zed. Non hai fatto un cazzo, se non guardavo. Vabbè, dai, gli hai messo paura. Gli hai messo paura. Però mi ha saccheggiato i minion, eh. Signor Zed, lei mi ha saccheggiato i minion, per cortesia. E vabbè, adesso li inculo anche la giungla, gli fotto il come si chiama questo qua. Come lei che l'avevamo chiamato Arnaldo, giusto per fare un tributo. Arnaldo, per dire Aldo anche, però Arnaldo, cioè, un fossile rivissuto. Uff. Yes, Zed, go bot. Thank you for helping. Non ha fatto un cazzo, ha solo stilato farm. Quindi levati dai coglioni. Abbiamo 9 minion. Non registravo 9 minion al minuto 5. Da tipo primo game con Rumble, onestamente. Perché poi farm non serve un cazzo in questo gioco. Per carità, sono solo stanze. Io però avrei anche l'abilità di ustione. Io avrei anche le scarpe. Annullano la sua K magica, anzi, sono secondo me un po' più sportive.
Grabbami, grabbami, Daddy, grabbami. No, fermo. Qui ammazziamo un po' la scolaresca. Dobbiamo aspettarci il rametto, top, eh. Parte i ragazzi che ha messo sui coglioni Feed Six e i giochi Feed Six, quindi è una roba mia, eh. Adesso mi metto qua e pareggiamo i conti col fatto. Spiace. Piuttosto non farmo come se mi serve in realtà fumare. Però piuttosto non farmo per non farti fermare. Emotional damage! Ok. Non puoi. No, abbiamo perso un X. Un X. Non si dice X. Oh no, il bacchetto si fida. Questo è un bel problema. Grabbami sulle torre, no? Grabbami sulle torre, my friend. Ho la ulti. No, ustione, avrò buttata a cazzo. Però lui deve recallare. Lui deve recallare. Non può. E qualora. Ah, c'ho questo anche. Beh, se ne andrà fuori dai coglioni una certa, no? Dai, non ho la combo, bro. Dai. No, no, 32, no, no, 32, no, no, 32, no. Cazzo l'aveva visto. Vedi. 32, no, ma poi ho dato anche questo. No. Aldo mi dà fastidio quando gridi, puoi gridare più piano. Vuoi perdere intrattenimento? Vabbè. Aldo, noi ti vogliamo però non intrattenere, gioca solo. Vabbè. Uff. È un carretto. Dio. Adesso sto andando full Magic Credit, sto andando build no Rumble, eh. Zed è accanto. Oh, là. Attila in action. To 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 to
Guarda, mi potevo mettere qua. Non gankarmi! Ti chiedo di non gankare, mi ganki! A questo punto chiedo a ogni jungler di non gankarmi. Basta! No, 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 my friend! No! No, io mi arrabbia! Arrabbia esaurito! No! No, 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 no! Che cazzo è dei coglioni? Ma a gankar botlane! Che stanno in merda, guarda, 2-3. Ma a gankar botlane! Non lo so, sempre qua a scagare stare i coglioni. Mamma! Mamma mia! Adesso viene qua a stilare tutto. Oh.
Oh, ah, vedo che c'è. Ma non avevo le pozze sul tasto giusto, ecco perché sono morto anche prima. Feed Six Alive, me lo stai mandando top allora. Vabbè, io mi fido. Minchia, no, parla più. Ha preso un emotional damage. Questo game prima mi ha fatto perdere. Ma gli Andri non si builda, in realtà questo. Oggetto che si perde, non si gioca. Punto. Fatto il drago. A fottere qua, Arnaldo. Zed torna qua. Ogni volta che gli fotto un campo a Zed è qua, oh. Ma manco. Io ho il jungler che mi ganka. Qua mi impegno a tirar giù. Sì, 400, 300. Muy bien. Muy bien, qua c'è Feed 6 che ulta. Ok, nulla. Ecco, ah, lo sapevo io! Non sapevo cazzo che era lì! Non sapevo che era lì! Non lo sapevo! Fra! Maestro! No, 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 com'è, Fra? Che racconta? Tu hai cambiato nick di nuovo, no? Che hai il precedente che praticamente ogni volta che io riprendo la streamer, tu hai un nick diverso, no? È giusta la tesi, no? Adesso devo aspettare qua. Questo, come si chiama? Strumentopolo misterioso. Eccolo qua. Lo prendiamo e andiamo subito in corsia superiore. Perché Zed in corsia inferiore fa un massacro. Compie un autentico genocidio di quelli che sono i nostri avversari. 2-5 a botte in avversaria. Sempre 2-3 la nostra perché Zed si arrangia, non gli serve nessuno. Clamoroso, signori, clamoroso. Noi qua ultiamo questo ragazzo. Oh. E noi siamo rossi. Siamo sempre più rossi. Dove con rosso non intendo comunista. Mamma mia, signore e signori. Mamma mia. Fiddledixebot. E viene barbaramente triturato da questo fantastico Blitzcrank. Che mi ricorda molto gli idolazzi che popolano quest'Italia. Andiamo a prenderci tutto, ragazzi. Tutto. Qua non c'è nessuno. Mando a. Affanculo la cosa qua. Vado a prendermi il fan qua dietro piuttosto. Che non c'è. C'è, ovvio che c'è. Ovvio che c'è il farm qua dietro, ovvio che c'è! E ce lo prendiamo tutto, perché ci spetta di diritto. Come. Aspetta, ma io non ho diritti. Fa danni, sta build. Zio, che si fa danni. Oh, le pietre, azzuffa! Sono morto. Oh. Ulta feed. Ulta feed. Non ulta feed. Non ulta feed Six. E noi siamo assolutamente vivi. Andiamo a prenderci l'insalata, signori, perché siamo italiani. Siamo italiani. Che supercaster. È l'intrattenimento che manca in questa piattaforma, signori. È l'intrattenimento che manca in questa piattaforma. Preparatevi perché ha fatto il punto di. Ah no, aspetta, devo fixare. Aldo TV, ragazzi, cercate Aldo TV su Instagram, zio Porseo. E Porseo è mio zio, effettivamente. Il maiale che mangio, effettivamente.
andiamo, tiriamo dentro in questa centrale dove Fiddlesticks decide di lottare contro la nostra Diana, che decide di controllare e ammazza incredibilmente il nostro Fiddlesticks, che decide di suicidarsi così in quella che è una fantastica missione. Miss Fortune ci abbandona altrettanta maniera lei, e quindi la Botren dovrebbe morire tutta, ma Max Eye invece decide di andare in corso superiore e non sa nessuno che lo cura. Non lo sa. Noi cerchiamo di dar fastidio a Xayah, ma in realtà Xayah ha preso, ha levato le tende. Dice: questo Rumble è troppo forte perché è Divinity. E appena tornerò al numero uno al mondo sarà Infinity. Perché la mia forza sarà così forte e così risonante che sarà rimbombante all'unisono con l'Infinity. Sempre caro mi fu questo termocolle, questa siepe, che da tanta parte mi mostra Garen selvatici, ma sedendo e mirando questa luna funesta, annoto con immenso piacere, disappunto e disgusto che questo Ione decide di invadere la corsa superiore e appropriarsi della top. Così io, giunto in questa landa selvaggia e desolata, decido di comprare lo Shadow Flame, che dovrebbe permettermi un carrying migliore e gruppare con il team cercando di portare soddisfazioni maggiori. In tutto questo, io decido comunque di andare con tanta arroganza e perizia a cassare la mia ulti sulla testa di questo nobile Darius, il quale decide di lasciarmi il farm, che Blitzcrank vuole condividere, ma io non condivido mai con nessuno. Allora c'è Zed, Zed contro 2, Zed contro 2, che resta vivo. Resta vivo o muore? Io mi ricordo che prima non ti si fatti i cazzi tuoi, Muoio. Muoio. Blitzcrank non può fare effettivamente nulla. Decidiamo di intarla, ragazzi, perché anche intarla è una decisione. A questo punto sono in due contro Blitzcrank. Vediamo chi va la kill. Va a Miss Fortune, che si approva anche del blu. L'azzurro va quindi a Miss Fortune, mentre lo shutdown se lo andrà a prendere il nostro Darius, che legittimamente reclama 700 gold. Quanti ne ha presi? 800 ne ha presi per questo nostro kill. In tutto ciò Fiddlesticks decide di sfidare quella che è la nostra funesta Diana. Non ha ancora la zona Fiddlesticks, quindi può essere vittima di contese. Qualora noi lo decidessimo, perché qualora noi non lo decidessimo, non sarà assolutamente vittima di contese, ma sarà semplicemente parte integrante della morte di Caitlyn, che decide, pushando a merda, sembrava a me il minuto prima, di devolvere la propria vita e la propria esistenza a quelle che sono le task e le risorse del Fiddlesticks avversario, il quale noi rispettiamo abbondantemente, ma ignoriamo inesorabilmente. Così decidiamo di andare a fare la chiamata più rischiosa di questa partita, l'Herald delle 18.52, qua in questo momento in orario di stream sono le 18.12, noi facciamo invece la chiamata delle 18.52. Adesso quell'altro prenderà Darius una fiducia della Madonna, lui dirà: ma Rumble non so dove sia, non è top, è top, non è top. Noi a questo punto sentite cosa facciamo, noi siamo top ma anche non lo siamo, quindi decidiamo di limitare così, là, così, continuiamo a farci i cazzi nostri e no, ti prego non resettarti, ti prego, pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, molto bene, andiamo a farci quello che è l'Herald. E andiamo in corsia superiore, la quale ci aspetta di nuovo, nuovamente, quella che è la skirmish più famosa di tutti questi, di tutto questo game. Noi contro Darius, che decide però di usare... delle risorse in più. Si ila troppo. Lasciamo la fila a Diana, perché effettivamente Diana non ha mai ammazzato Darius. C'è MF. Io la vedo. E mi guarda. Finisce lì. Non succede nulla di particolare. A quel punto però io decido di sganciare a casaccio, proprio così.
come se non fosse chiesto a nessuno, e missili in top. E recolliamo prendendoci il carretto in grande stile, signori. Andiamo a prendersi un'altra bacca. Pum, un'altra bacca. Che cazzo è? Pokémon. Un altro bacchetto, un bastone, come cazzo si chiama qua? Un Blasting Wand. Saia, grande, grande, grande. Rientro di più, me. Siamo al stack, ragazzi. Siamo al stack. Mentalmente e fisicamente. Però tra 16 secondi possiamo smuovere la landa facendo un drago che potrebbe permettere grandi risorse, grandi income, quelle che sono le nostre tasche. A questo punto andiamo a convergere, a controllare praticamente quello che fanno i nostri avversari, rischiando di ritrovarci un chiamato in testa. Ammazzo io. Ok. Mi verrà anche data opportunità di ammazzare Miss Fortune in faccia a Diana. In realtà no, ragazzi, a questo punto scarico. Oh, non scarico perché mi serve fast recall. Perché altrimenti, anzi, metto in centrale adesso. Okay, voglio questa, eh. Invece che clear, andiamo, eh. Lo porto io. Lo porto io. Mi arrangio io a portarlo. Portiamo a spasso Jimmy. C'è scritto Jimmy qua. Jimmy, portiamo a spasso Jimmy. Ora loro verranno sicuramente in corsia centrale. Non hanno un cazzo per potersi difendere. Io lo so molto bene che non hanno un cazzo per potersi difendere. Ho Jimmy che farma per me, il mio schiavo. Più 21! Più 21 wireless! Più 21 di nuovo, signori! Più 14! Più nulla, cazzo. Jimmy, più 14 di nuovo da parte di Jimmy! Jimmy mi fa diventare ricco, sfondato! Continua la mia ascesa in corsia centrale a questo punto con Jimmy. Facciamo i cazzi nostri, no? Effettivamente tutti si fanno i cazzi propri, quindi facciamo i cazzi nostri. Più 14 ancora da parte di Jimmy. Jimmy è incazzato, Jimmy. Jimmy è incazzato. Qua noi daremo una mano a Xayah a morire, non lo sappiamo mai. Lei lascia le piume lì e non le raccoglie, quindi diventano parte integrante del frumento. Tindesticks! Punizione su Jimmy che lo rimanda all'oltretomba. Faremo una tomba poi effettivamente adesso Jimmy che cerca invano e inesorabile. Qua sbagliamo un po' tutto, ma anche un po' niente perché ci va di culo. Quindi andiamo a convergere sugli uccelli. Sono molto buoni, ma non in questo tipo di partita, non in questo tipo di frangente. Vorrei ultare e recallare per andare a prendermi l'oggetto, per cortesia. Ultiamo male, tanto male, ma comunque colpiamo qualcuno. Farmiamo gold così a casa, a buco. Demonic Embrace, Legendary! Da parte della nostra Lady D. Non canto Lady B in versione D perché sennò sarebbe cringe, però... Però vedendo questa Diana in 184 CS, minuto 24, 188 scusate, in 12-1-1, ma è interessante, interessante. Vai, fallo, tanco io. Neanche ho avuto il tempo di autoattaccarla. Muy bien! Fast recall. E a questo punto noi andiamo. Abbiamo il Rale. Darius ha tutti gli strumenti per farci. Però ci rispetta. Questi Zed e Blitzcrank decidono di dare così la loro vita a caso proprio agli avversari. 5 contro 2, che ovviamente è perso, ma manco a dirlo. Andrò io, ti devo dire.
Andiamo di nuovo in corsa inferiore. Basterebbe Kate. Non ho capito perché mi ha chiesto di rientrare. È slowato Kate. Vabbè. Ti lascio il farm, dai, sono molto generoso. Molto generoso, andiamo signori, siamo in killing spree. Diana vede negli occhi Miss Fortune, si guardano, ma non c'è amore ma c'è disprezzo. Ione potrebbe arrivarle da dietro e io sono pronto a proteggerla. Ho la ulti in range e in target, già pronto per poter compiere quelli che sono i disastri più grandi. Ulto, perché giusto delle volte ultare, 47 secondi di cooldown che ci terranno lontani da... da Endo, dalla sfiga del mondo qua. Le ammazzeranno loro. Mi va benissimo, perché comunque non c'è timore ragazzi, non c'è proprio timore, anzi. Tra l'altro quando serve Rismaker non ce l'abbiamo. Ottimo, ottima scelta di tempi. Quando servono le pozze le abbiamo già vendute, insomma. Fino a una sega. Oh, Blitzcrank! Stava andando incredibilmente a chiudere il game. Se avesse preso quella Xayah sarebbe stato game, signori. Ma essendo che lei non è riuscito a prendere lei, questo matrimonio non sta da fa. Ok, io non faccio vedere, ma anche no. Loro sanno che ci sono, ma sanno anche che non ci sono. Dai, non devo pusharla io, cazzo. Sono lo Xerath del game. Com'era? Oh my god, Mushinderu. Quello. Voglio ulto là a buffo. Giusto per dar fastidio. Diana è andata. È andata, ha ammazzato tutti ed è tornata. Abbiamo l'inhibitor bot down. Abbiamo i minion presi. Abbiamo flashato per andare a prendere i 50 gold del Nexus che ci servono per chiudere il prossimo item, che chiuderemo invece la prossima partita. GG, gran carriata, bella prestazione da parte nostra. Finalmente una partita umile, onesta, giocata su grandi ritmi, grandi livelli. Molto molto bene, subito aggiornato lo score, pam, vinta, secca. Onoriamo Diana che effettivamente ci ha carriati. Oh, level up, level up.